Sicuramente molti di voi conoscono la vecchia storia che ho sentito di Alan Watts, dell'astronauta che è andato lontano nello spazio e al suo ritorno gli è stato chiesto se, quando è stato in cielo, aveva visto Dio. L'astronauta disse: sì. Allora gli chiesero: beh, che ci racconti di Dio? E lui rispose: è nera. Nonostante sia una vecchia storia, è molto profonda. Per chi ancora crede, è scritto in chiaro sulla Treccani. Religione, singolare femminile, dal latino religio onis, probabilmente affine a religare, legare, con riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti sacrali. Complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità. Nel mondo esistono, attenzione, 30.547 religioni, dottrine, scuole filosofiche, credenze, sette, culti tribali. Cristiano e cattolico non sono sinonimi. Solo la storia del cristianesimo è costellata di numerose divisioni che hanno dato vita a tanti rami solo nei credenti in Gesù. Le divisioni principali della cristianità sono il cattolicesimo, le varie denominazioni del protestantesimo, i testimoni di Geova, poi ci sono la Chiesa copta ortodossa, la Chiesa armena, la Chiesa calvinista, la Chiesa luterana, le Chiese riformate e la Chiesa anglicana, e mi scuso se non le ho nominate tutte, ma ognuna di queste sostiene, afferma, attesta, ribadisce, dichiara che solo la sua è quella vera e tutte le altre sono mendaci. Se Dio divide i popoli, significa solo che non è il vero creatore. Punto.